Ciao a tutti ragazzi e soprattutto auguri, auguri per i vostri 30 meravigliosi anni vissuti sportivamente. Auguri alla Libertas Atletica 88 Acerra, a voi che ci avete creduto nel tempo. Io sono molto legato al vostro gruppo per una serie di ragioni. La più importante in assoluto è il rapporto che si è instaurato nel tempo con il fondatore, con Giovanni Zito, persona straordinaria. Proprio in questo periodo, nel periodo di ottobre, lui mi contattava ogni anno e spesso ci incontravamo alla mezza maratona di Salerno, quando io allora ancora la presentavo. Lui veniva sempre a propormi di presentare la gara. Io purtroppo, per ragioni di professionalità, dovevo sempre assolvere ai miei impegni già assunti negli anni, e con la data del 6 gennaio mi era sempre praticamente impossibile riuscire a presentarla. E non sapete come mi facesse male questo, perché Giovanni è una persona elegante, educata, una persona sempre sorridente, che era lì in prima linea a promozionare quello in cui lui credeva e che vi ha portato adesso a festeggiare i vostri 30 anni. Per fortuna ho avuto modo di presentare la gara prima che qualcuno dall'alto decidesse di chiamarselo a sé. Persona splendida che porterò sempre, sempre, sempre nel cuore. Altra ragione per la quale sono legata al vostro evento è la continuità che Antonio, il figlio, Antonio Zito, il carissimo Antonio, ha dato all'evento stesso, ad onorare la memoria del papà, ad onorare la città di Acerra, che ormai sa e sente suo l'evento, anno dopo anno, un evento che in tanti anni, in 30 anni, ha ospitato 35.000 atleti in gara, ma soprattutto ha donato tantissimo al territorio, alla realtà, alla gente del posto, e ha fatto promozione tra i giovanissimi, cose che voi sottolineate sempre, con la presenza nelle gare dedicate ai giovani. E se Acerra quindi è in primo piano anche su quella linea, lo dobbiamo a Giovanni, lo dobbiamo ad Antonio e lo dobbiamo ad ognuno di voi che scende la mattina e inizia a correre. E siete promozione, vera e propria promozione per il territorio e soprattutto per i giovanissimi. Terzo motivo per il quale sono legata al vostro team è il piacere di presentare la gara. 30 edizioni. Cioè, praticamente da quando siete nati è iniziata anche la gara e sono volati questi 30 anni, ma sono volati in sinergia tra organizzazione dell'associazione tutto l'anno, con il momento clou dell'organizzazione dell'evento. Bellissima la gara di Acerra, un must per chi corre, perché sa che il nuovo anno si inizia con la grande tradizione di Acerra. Devo dire che i 30 anni sono un traguardo straordinario, perché in 30 anni, nella sintesi dei 30 anni, il numero è conferma di tradizione, di passione, di cultura dello sport, di voglia di dare, ma anche di tantissimi sacrifici, di tanti ostacoli da superare, di tante teste matte che incontri in 30 anni con le quali ti devi confrontare, che magari remano contro. Questa è l'ordinarietà di tutta l'associazione, ma particolarmente di chi ci ha creduto per 30 anni di seguito. Gli impegni sono tanti, le responsabilità anche. La gente ti guarda, perché quando entri nel tessuto sociale, da un lato è un piacere esserci, ma nello stesso tempo è un'assunzione di responsabilità. Quindi complimenti a tutti voi. Complimenti ad Antonio, un bacio gigantesco a Giovanni. Complimenti ad ogni singolo atleta che in questi 30 anni ha dato vita alla Libertas Atletica 88 Acerra, perché assieme avete creato qualcosa di bello, qualcosa di unico, qualcosa di raro. Siete una delle associazioni più antiche, più di tradizione della Campania. È una forza, però vi ripeto, è anche una grossa responsabilità. Auguri, auguri di cuore. Io che metto il cuore e la passione in prima linea,
posso comprendere questo momento emozionale che state vivendo. Un abbraccio a tutti, un abbraccio a tutti, e con l'augurio di ritrovarci sempre sui momenti di gara per promozionare Acerra, per promozionare il trofeo della Befana e per vivere da protagonisti la bellezza del nostro sport. Grazie ragazzi, auguri, viva Acerra, viva la Libertas, sempre. Grazie.